Se guardate un monte, il maestro dell'amore attraverso Wanda, 16 ottobre 2008, a cura di VB. Non ho mai chiesto e preteso nulla da voi che siete le mie creature, ma desidererei che i miei messaggi fossero letti con più attenzione, perché altrimenti non posso proseguire. Dovete comprendere bene, cercare di comunicare alla vostra mente che per potervi elevare ad una nuova concezione della vita è ora di cancellare quanto finora è stato pensato e scritto e vi hanno inculcato. Chi mai si sofferma a guardare la bellezza di un tramonto? Il vostro tramonto e il vostro sole rispecchiano il grande in piccolo, così come il microcosmo riflette il macrocosmo. Tutto quanto esiste nel grande è presente anche nel piccolo. Naturalmente, guardare il tramonto dal vostro punto di vista non è come osservarlo invece da più in alto, perché salendo si amplia la visuale e allora il tramonto vi si presenterebbe più grande e più bello, perché lo vedreste più completo. Ma per ora voi basatevi sulla vostra visuale. Quando guardate il mare, i vostri occhi non possono vedere oltre. Vedono quel che vedono, quanto è consentito loro vedere. Dovrebbe però essere la vostra immaginazione ad andare oltre. Dovreste sfruttare questa capacità insita in voi. Se guardate un monte, vi sembra che sia lì fermo di fronte a voi. In verità il monte non è fermo. In lui c'è un movimento continuo. Cercate quindi, guardando la sua altezza e la sua maestosità, di ragionarci sopra, chiedendovi quale sia in realtà la sua essenza, perché se il monte viene pensato spiritualmente, tutto cambia. Cambia il modo di considerare le cose.